Ultima giornata. Ultima giornata. Si conclude oggi. Oggi, ultimo mio video dell'estate, ultima giornata di Olimpiadi, medaglie assegnate, finita. È finita l'arrampicata alle Olimpiadi. Basta. Chiuso. Ai Mori. Iniziamo così. Ai Mori. 20 anni, ok? 1,50. Al primo blocco della finale, della combinata femminile, primo blocco non arrivava ai 4 punti di partenza. Non ha potuto provare il blocco perché non arrivava ai 4 punti di partenza. È microscopica quella ragazza. Per me l'atleta più talentuosa della gara. Cioè, giudicare un atleta, ovviamente sulla base di opinioni personali, non significa togliere qualcosa alle altre. Attenzione bene, abbiamo assistito a una gara con delle atlete di un livello incredibile, ok? Ma Ai Mori, ragazzi, per quello che mi riguarda, è un atleta di un talento e di una potenza fuori misura. Ora ditemi se non dobbiamo parlare di vantaggi o di svantaggi genetici. Ora ditemi se scalatori sotto una certa altezza dovrebbero lamentarsi. Tutto questo è oggettivamente una chiara dimostrazione di quanto, no, la genetica in realtà poi faccia la sua parte, una grossa parte a livello sportivo, soprattutto a questi livelli. È un po' come dire Bolt, no? Era uomo come gli altri, ma aveva palesemente un vantaggio rispetto a tutta la galassia, perché poi ciò che ha fatto Bolt non è mai più stato riproposto. Lo sport è questo. A me è dispiaciuto tantissimo vedere la Mori non riuscire proprio neanche a toccare quegli appigli, perché ho detto, ma caspita, ma è evidente che è evidente che abbia uno svantaggio, ma totale. Ma che cosa ha fatto la Mori? Ha combattuto fino alla fine, ha combattuto come una leonessa. Allora, piccola parentesi, molto probabilmente nell'arrampicata, per il mio, bisognerà fare un upgrade sulle Olimpiadi, bisognerebbe assegnare anche le medaglie per disciplina, perché, capito, c'è uno sbilanciamento incredibile e assoluto dal punto di vista in certe situazioni tra lead e boulder, proprio perché una boulderista fortissima magari non è detto che vada altrettanto bene nel boulder, magari, come dire, si piazza super bene nel boulder. Un atleta come la Mori, che nel lead è l'unica ad aver toccato il top della via, cioè non mi può passare così in secondo piano, così tanto in secondo. Poi, per carità, è andata quarta, niente da dire. Ma io vi giuro, raga, vi giuro che non... No, dovrebbe ricevere un premio perché ha condotto una gara fantastica e a malincuore per colpa del suo svantaggio fisico, per colpa della sua piccolissima statura, non è riuscita a rendere nel boulder. Infatti, avete visto cosa è successo? Nel blocco numero 3, quello più fisico, quello più con le prese un pochino più vicine, ma fisico da pazzi, da tenersi, ha fatto una roba, cioè, è stata una delle poche a chiuderlo, cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Non so, ci tenevo a iniziare questo video parlando di lei perché è stata quella che più mi ha colpito e più mi ha fatto capire, mi ha fatto intendere, mi ha fatto annusare quanto stiamo iniziando a bussare sul titolo mondiale indiscusso finora, assolutamente super meritato, che però risulta essere ancora imbattuto. Raga, qui la Gambret ha vinto, ovviamente, ha vinto, perché rimane comunque sempre la regina dell'arrampicata, delle gare. Ma le avversarie come l'hanno fatta temere? Io ho visto una gara, ho visto una Iagna arrivare alla fine, a tre quarti di via, poi dove è caduta, perché ovviamente sapeva già anche che doveva arrivare a un certo tipo di presa, un certo tipo di altezza e di punteggio per vincere, quindi molto probabilmente ha anche abbassato la tensione. Ma ho visto una Iagna veramente, veramente provata, stressata, con la paura di rischiare di non prendere l'oro. Io ho visto una tensione un po' diversa rispetto alle altre gare, che le dominava con un po' più di facilità. Sono felicissimo di questo. Ci sono atlete che stanno veramente bussando forte su questo titolo mondiale. Fortissima la Brooke Rabutu, fortissima, che perfino all'ultimo ha rischiato l'oro, l'ha rischiato in senso positivo, perché erano lì. Se Gambret fosse caduta un pelo prima sulla via,
Loro sarebbe stata assegnata alla Brucrabutù e sarebbe stato fantastico. Ma sarebbe stato fantastico tutto, in ogni caso. Io sapete, sono entusiasta. Ed è bella questa cosa. Mi piace troppo. Mi piace un sacco. Sono contento. La Rabutù, come la Gambret, se ne esce dalla fase di blocchi, di boulder, con stessi top di Jagna, forse un po' più di tentativi, ma siamo lì. Tre top per Rabutu, tre top per Jagna. È per questo che dico, raga, cioè, erano lì, avevano veramente pochissimi punti di differenza e si sono giocate tutto e veramente sono state bravissime. Ho visto un podio bilanciato e mi ha fatto impazzire, così come la Jessica Pils, che le ha tirate come una dannata, è stata veramente brava. Nella fase boulder se ne esce con un top in meno rispetto alla Brooke e alla Jagna, ma nel lead veramente era agguerrita come un coso, era di fuoco. E quindi un terzo posto super stra mega meritato per lei. Sì, secondo me una medaglia per disciplina ci sta. Premiare anche, come si fa nella ginnastica, poi si conclama il migliore di tutte tra la combinata, tra le varie discipline, ma anche dire, vabbè, però tu sei stato più brava nel boulder, però tu sei stato più brava nella lead. Cioè, sarebbe figo, no? Dai, tanto lo faranno, perché comunque si è visto. Raga, nello stadio c'erano 7.000 persone, cioè quasi 10.000 persone, cioè un pubblico enorme. Cioè, se ne saranno resi conto che finalmente, no? Che, cioè, proprio non è una sciocchezzuola come sport, non è proprio così, così poco visto, così poco, poco hype, se ne saranno accorti. E poi comunque io sto pensando, ma immaginatevi fare, cioè, anche sta formula qua, no? Poi per carità, magari per questioni di tempi, cioè, ci sta, questo è, come dire, è il meno, tra virgolette, cioè, per noi che guardiamo... Forse anche meglio, ma io immagino essere un atleta. Cioè, fare la lead dopo una gara boulder di quella intensità, perché i quattro blocchi femminili anche erano, comunque erano difficili, bastonanti, cioè dopo che ne esci da quattro blocchi così, quattro minuti a blocco, ne esci disfatto. Aspettare mezz'oretta e poi partire per una gara lead, una via di un'intensità comunque molto elevata, con uno sviluppo. È vero che comunque la struttura è alta 15 metri, ma lo sviluppo, raga, lo sviluppo su tante pendenze diverse, con... prensioni diverse, appigli diversi, parti fisiche, parti più tecniche, parti agganciose, parti di blocco, parti... cioè, guarda che, nel senso, richiede tanta energia, e recuperare tutto quello che si è perso nella gara boulder in mezz'ora, recuperare il più possibile, non è facile. Tant'è vero che, nonostante ne sia uscita con due blocchi identica alla Pils, con qualche centesimo in più, Oriane... l'ho vista provata durante la fase lead, era più provata delle altre, caduta prima di quanto ci saremmo aspettato. Cioè, Oriane è fortissima, infatti l'ho vista anche lei molto delusa dalla sua prova lead, perché poteva fare molto di più, poteva esserci lei sul podio, no? Ma è questo per farvi notare, cioè, io le mando un abbraccio enorme, le faccio gli super complimenti, ovviamente, però è per farvi notare quanto sia veramente al tutto al limite, cioè ci si gioca sempre tutto fino in fondo, non è mai detto niente, e stavolta, per tornare al discorso di prima, non era detto neanche niente per la Gambret, perché ha dovuto combattere come una leonessa, anche lei ha dovuto non dare niente per scontato. Ma voi immaginate, io sono fissato, ma voi immaginatevi se la Mori fosse andata bene, fosse arrivata agli appigli magari di alcuni blocchi, tipo anche come nel quarto blocco, che non riusciva, non avrebbe avuto speranze di completare quei dinamici, perché è troppo corta. Voi immaginatevi se avesse avuto le altezze, eccetera, considerando il fatto che è stata l'unica a raggiungere il top della lead. Immaginatevi questo. Però, coi sei coi, ma non si fa la storia. Fortissima, veramente, anche veramente super pompissima la McNeese, e fortissima anche la prima a entrare sulla via lead, la coreana So. Veramente, raga, cioè, otto guerriere che mi hanno fatto provare delle emozioni fortissime, ci hanno fatto provare delle emozioni fortissime, ci hanno fatto vedere una gara di un livello. Di un altissimo livello. Non riesco a trovare più parole per descrivere, ma vorrei definirla ancora di più, perché altissimo quasi mi sembra poco. Io sono veramente grato
ed entusiasta di aver visto tutto questo, di aver vissuto tutto questo, di aver in qualche modo sfogato tutta la mia emozione, eccetera, in questi piccoli video, avendovi rotto un po' le palle, non avendo lavato le prese per colpa vostra, e niente. E quindi si conclude così. Conclude così questa Olimpiade Parigi 2024 con grandissimo entusiasmo attraverso il podio che vede l'oro alla Gambert, l'argento alla Brooke Rabutu e il bronzo alla Jessica Pils. Io vi saluto, vi abbraccio, vi rimando a settembre, non so quando, adesso devo vedere anche, cioè, a seconda di altri impegni, con una nuova stagione di Boulder Factory Climbing, il canale di arrampicata un po' strano, un po' così per psicopatici, per persone che sono tutte un po' così come me, un po' così. Ciao ragazzi, buone vacanze, buona estate, ci vediamo presto.